Ciao, benvenuti in questo nuovo episodio di My Wishful Vampire. Non vedo l'ora di proseguire il gioco e vedere un po', insomma, quello che accadrà. C'è sempre il fantasma di Elizabeth lì da qualche parte, non si sa dove. Con Peter le cose momentaneamente sembrano andare bene, ma chissà quando è che cambierà di nuovo. Quindi iniziamo e vediamo un po' quello che accadrà oggi. Dopo questo breve momento di tenerezza con Peter, mi trovo ora in sala da pranzo a fare colazione. Ho bisogno di recuperare energia, nel frattempo ho fatto anche la doccia. So che Lori ha detto delle cose solo per farmi arrabbiare, ma preferisco comunque avere un aspetto decente. Ho aggiunto anche un trucco leggero per nascondere gli strascichi della scorsa notte. Mentre faccio colazione, ricevo un SMS da Sara, finalmente. Mi chiede di vederci per prendere un caffè assieme, all'università. Sono così felice di avere sue notizie, sta bene e non è in pericolo. Mi affretto ad accettare la sua proposta. In tarda mattinata ho lezione, perciò dovrei andare comunque all'università. Se poi mi rimarrà del tempo, mi metterò in pari con lo studio. Mi sento più tranquilla. Anche se il messaggio di Sara era molto sintetico, averlo ricevuto mi tranquillizza. Quantomeno significa che sta abbastanza bene da scriverlo e inviarlo. D'altra parte, mi domando cosa voglia dirmi. Finisco di mangiare rapidamente mentre cerco di indovinare. Forse anche lei ha avuto una serata particolarmente intensa. Chissà, forse gli spettri si sono dati appuntamento per tornare a tormentarci. Ah, oh, non voglio nemmeno pensarci. Mentre esco di casa, cerco di archiviare temporaneamente la faccenda di Elizabeth, ma non riesco a dimenticare completamente le sue parole cattive. Mentre mi faccio strada nel campus, mi rendo conto che le temperature si stanno decisamente abbassando. L'inverno inizia a reclamare il suo tempo e ben presto gli edifici saranno coperti da un sottile strato di gelo. Speriamo che nevichi. Trovo finalmente Sara nella caffetteria della facoltà, è seduta ad un tavolo e ha davanti una bevanda calda. Non sembra ferita e un gran sorriso le illumina il viso quando si accorge del mio arrivo. Oh, Davina, sei arrivata! Accompagna le sue parole con un cenno della mano e mi siedo vicino a lei, dopo aver preso qualcosa da bere. Mi hai fatto preoccupare. Cos'è successo ieri sera? Preoccupare? Perché? Mi hai chiamato più volte e mi hai mandato dei messaggi insistenti. Oh, niente di che, non era importante. Mi irrito. Non dico nulla per non offenderla, ma mi sento ribollire. Mi ha fatto preoccupare per nulla. Ho già abbastanza cose a cui pensare, senza dovermi preoccupare anche di una faccenda di cui nemmeno lei si ricorda. Cerco di calmarmi perché so che non ho diritto di sentirmi così arrabbiata. Non è colpa di Sara se ieri ho passato la peggiore serata della mia vita. Non hai idea di cosa mi sia successo. Voleva soltanto chiacchierare con un'amica, ma io non ero disponibile. E per un buon motivo. Ad ogni modo, cerco di non perdere la pazienza. Non sarebbe di alcuna utilità e finirei per offenderla inutilmente. Pensavo fosse per lo stesso motivo per cui hai voluto vedermi oggi. Ah, sì, no, in realtà no. Il fatto è che ieri sera mi è venuta un'idea folle. Improvvisamente mi è venuta voglia di tagliarmi i capelli cortissimi. Allora volevo assolutamente parlartene, ma nulla di che, non c'era motivo di preoccuparsi. Ok, mi sembra una cosa strana. Mio malgrado, sorrido divertita. Santo cielo, da quanto tempo non parliamo d'altro che di pericoli o di magia? Effettivamente è un sollievo poter parlare d'altro, anche solo di una cosa banale come un taglio di capelli. Per carità, non farlo, i tuoi capelli stanno benissimo così, perché mai ti è venuta una voglia simile? Non lo so, ti giuro che è stata una tentazione infernale. Ecco perché ti ho chiamata. Sapevo che tu me l'avresti impedito. Certo che sì. Beh, sarebbe un vero peccato tagliarli cortissimi. Però, seriamente, non sarebbe bello un taglio più corto? È da un sacco di tempo che me li porto così. Sento di aver bisogno di un cambiamento, di fare qualcosa di pazzo. Cambia colore. D'altra parte, avresti potuto avere dei peggiori, avresti potuto pensare ad un tatuaggio. Si mette a ridere, quindi beve un sorso della sua tazza.
Ma in tal caso ti avrei convinta a venire con me e farlo insieme. Ci saremmo ritrovate con lo stesso tatuaggio sulla caviglia, come fanno le migliori amiche. Sarebbe stato troppo forte. Un tatuaggio? Io, per il momento, non ci penso nemmeno. Ah, quindi non è un rifiuto categorico e definitivo. Alzo gli occhi al cielo, fingendo esasperazione, quindi bevo un po' di cioccolata calda. Alla fine, Dorothy ha risposto al telefono e si è precipitata a casa mia con il film I Miserabili, quello con Anne Hathaway, hai presente? Nell'udire il nome di Dorothy, mi blocco, come se qualcuno avesse premuto il tasto pausa. Il morso della gelosia è ancora più doloroso al pensiero che aveva chiamato prima me. Purtroppo io ero occupata con un maledetto spirito che stava cercando di distruggere tutto ciò che ho costruito da quando sono arrivata a Mystery Spilla. Mi ha detto: se dopo aver visto questo film hai ancora voglia di tagliarti i capelli, mi arrendo. Ed è andata proprio così, 2 ore dopo non avevo più alcun desiderio di tagliarmi i capelli. Scoppia nuovamente a ridere e benché sia bello vederla felice, non posso evitare di pensare che la sua allegria non dipende da me. Da prima le faccio qualche domanda sulla serata. Non voglio lasciare che il malumore prenda il sopravvento. Il fatto di aver trascorso la serata più disastrosa della mia vita non mi autorizza a rovinare il suo racconto con la mia ingiusta gelosia. E allora, il film era bello? Non male, anche se abbiamo trascorso la serata a chiacchierare e a mangiare popcorn. Per fortuna li aveva portati con sé. Ha pensato proprio a tutto. Sì, abbiamo passato una serata fantastica. Vediamo se la prossima volta che ho voglia di fare una pazzia troverà qualcos'altro per farmi cambiare idea. Continuo ad ascoltarla mentre mi racconta della serata, ma purtroppo la mia mente è altrove. In fin dei conti, anche se questa mattina Peter è riuscito a tranquillizzarmi, sono ancora preoccupata, perché quello che è successo ieri è gravido di conseguenze. Allora, Davina, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Perché non hai risposto alle mie chiamate ieri sera? Sono sbalordita dal modo repentino con cui interrompe la sua storia per riportare la sua attenzione su di me. Appoggia un braccio sul tavolo e si mette ad osservarmi, mentre io, un po' frastornata, cerco le parole adatte. Chino la testa, ma non posso nasconderle ciò che è successo la notte scorsa. Inoltre lei è una strega e potrebbe avere qualche idea per aiutarmi ad uscire da questo guaio. Potrebbe anche permettermi di incontrare sua nonna. Sono certa che Cassandra conosce un rimedio miracoloso per levarsi dai piedi gli spettri troppo insistenti. Dopo che le ho raccontato tutta la storia, Sara poggia una mano sulla mia e mi fissa a lungo, prima di esclamare: Beh, è decisamente più preoccupante della mia voglia improvvisa di tagliarmi i capelli. Hai fatto bene a non rispondere al telefono. Rispondo con la stessa leggerezza o mi sento sconfortata? La seconda. Non riesco proprio a riderci su. Rivolgo alla mia amica un mezzo sorriso tirato. So che sta cercando di tirarmi su il morale, a modo suo. Ascoltami, so che può essere una situazione spaventosa, ma vedrai che andrà tutto bene. Troveremo senz'altro un modo per sbarazzarci di lei, vedrai. Beh, presto non sarà altro che un brutto ricordo. Non lasceremo certo che siano i fantasmi ad imporci la loro volontà, no? Sara riesce sempre a consolarmi. Anche quando la situazione appare disperata, saperla al mio fianco mi dà la certezza che troveremo il modo per uscirne. Stringo la sua mano, felice di vederla rispondere alla mia richiesta di aiuto. Non c'è qualcosa che potresti fare, con i tuoi poteri, intendo. Sara appoggia nuovamente il mento sulla mano e fissa lo sguardo nel vuoto, alla ricerca di un incantesimo che potrebbe trarmi d'impaccio. Si tratterrebbe solo di una soluzione temporanea, certo, ma mi darebbe comunque la possibilità di tirare il fiato. Almeno avrei il tempo necessario per sviluppare i miei poteri e farla sparire definitivamente. Sì, effettivamente conosco un incantesimo che potrebbe essere indicato, ma dovrei lanciarlo su Peter. Non è una buona notizia, non ho ancora parlato di Elizabeth con Peter. Ma avrò sicuramente bisogno dell'aiuto di mia nonna. Non puoi farlo da sola. Preferisco non fare sciocchezze,
Pensa cosa potrebbe succedere se rafforzassi la presenza di Elizabeth invece di respingerla. Non sia mai. Le confido i miei timori. Ovviamente preferisco non correre rischi con la magia, però... Quando Peter si è risvegliato, non gli ho raccontato nulla. E poi mi meraviglia che Cassandra sia pronta ad aiutarlo, dal momento che per ora preferisce rimanere nascosta. Non so, non sono certa che sia una buona idea metterli uno davanti all'altra. Sara rimane in silenzio qualche istante, prima di rivolgermi uno sguardo stizzito. Vorresti dirmi che preferisci correre dei rischi, pur di non rivelare i tuoi piccoli segreti? Chino la testa, mortificata. No, certo che no, però... Non riesco più a mettere in ordine i pensieri. Troppi segreti e troppe persone coinvolte in questi segreti. Pensavo di potercela fare, ma mi rendo conto quanto mi pesa questa situazione. Non riesco a capire. Perché non gliene hai parlato? Lo so, abbiamo giurato di essere sinceri l'uno con l'altra, ma ho paura, Sara. Paura della sua reazione, paura di quel che potrebbe succedere se gli raccontassi tutto. Perciò preferisci rimanere per sempre con il dubbio di ciò che avrebbe fatto se avesse avuto la scelta. Capisco che tu voglia proteggere il tuo cuore, ma ti assicuro che il dubbio è mille volte peggio del dolore. Ok, io qua do pienamente ragione a Sara. Finirai per roderti il cuore, per spegnere i tuoi sentimenti. Finirai per odiarlo per non aver scelto consapevolmente te, anche se lui nemmeno sapeva di dover compiere una scelta. Più a lungo manterrai questi segreti e più sprofonderai nel dubbio. Ti rendi conto di quante cose stai tenendo nascoste a tutti? Mi difendo. O mi arrabbio. No, mi difendo, non voglio arrabbiarmi. Non è che lo faccio apposta, sai? Tutti mi confidano i loro piccoli segreti e mi chiedono di non parlarne a nessuno, senza pensare a cosa significa per me. Cerco di giustificarmi. Vorrebbe forse che venissi meno a tutte le promesse che ho fatto? Molto divertente. Cerco di tenere sempre fede alla parola data, e adesso questo mi si ritorce contro. Bisogna anche saper dire basta, prima o poi. Cosa farai se tutti questi segreti inizieranno a ritorcersi contro di te? Come reagirà Peter quando saprà che non gli hai permesso di scegliere? È facile per te farmi la predica, ma la verità è che non hai idea di tutto quello che c'è in ballo. Non riesci a capire. Non ti sto criticando perché hai dei segreti. Capita a tutti di averne. Ti sto solo consigliando di rifletterci su e magari iniziare a liberarti di tutti i fardelli che porti per gli altri. Lo dico per il tuo bene. Ti sento triste, sconsolata e sola. Ti stai avvelenando la vita. Sto cercando di trovare delle soluzioni perché sei mia amica e sei importante per me. Lo capisci? Sbuffo, ma so che ha ragione. Tuttavia ho fatto delle promesse e ho tutte le intenzioni di mantenerle. E se ciò mi causerà dei problemi, pazienza. Quando oh no c'è la ciabatta, sono sul punto di rispondere, vedo comparire in fondo alla caffetteria qualcuno che conosco fin troppo bene, con la sua perenne espressione altezzosa. È da sola e quando giunge alla nostra altezza si toglie gli auricolari. Ehi, Davina, che ti succede, tesoro? Hai bisogno dell'indirizzo della mia estetista e probabilmente anche quello della mia parrucchiera. Se è lei che ti ha fatto quel taglio di capelli, allora preferisco mandarla dalla mia. Sara prende subito le mie difese, pronta a controbattere. Samantha storce il naso, sorpresa che qualcuno le risponda. Di solito preferiamo rimanere in silenzio, nella speranza che la valanga di idiozie passi rapidamente. Ma la conversazione che io e Sara abbiamo appena avuto ci ha dato la carica e siamo pronte a rispondere per le rime. Rincaro la dose. Già, e comunque è meglio se i tuoi consigli di bellezza li tieni per te stessa. Non mi sembra che ti siano serviti a granché con Loan, vero? Samantha accusa il colpo con difficoltà, declutisce a fatica e aggrotta le sopracciglia curate prima di sputare fuori il suo veleno. Almeno io non sono alla frutta come te con quello spaventapasseri palliduccio. Anche se non mi getto tra le braccia di tutti quelli che incontro, non significa che io sia sola.
Non come Sara, vero? Tesoro, non batti chiodo da un pezzo, vero? Una cosa è certa, non devi preoccuparti di depilarti regolarmente. Ma vedi questa! Non ho intenzione di permetterle di insultare Sara, anche perché lei non ha esitato a prendere le mie difese. Al diavolo, tirerò fuori dalla manica l'asso che pensavo di conservare per il futuro. Perché? Invece tentare di sedurre il preside è un comportamento da gran donna, vero Samantha? Perché non ci dai qualche consiglio su come essere ammessa ad un'università prestigiosa? Le rivolgo uno sguardo innocente, come se avessi detto la cosa più naturale al mondo. Samantha sbatte più volte gli occhi, incredula. Proprio così, bella mia, ho sentito tutto quello che vi siete detti in corridoio. Adesso te ne rendi conto? Sono sul punto di mettere fine alla discussione, quando noto con la coda dell'occhio che Loan è appena entrato alla caffetteria. Forse avevano appuntamento. Ho un'idea migliore. Che ne dici se ne parlo un po' con Loan? No, dai, la voglio lasciare cuocere nel suo brodo. Mi metto a fissare Loan che si sta dirigendo dalla nostra parte. Non ho bisogno di aggiungere altro. Ha capito perfettamente che potrei farlo. Va bene, va bene. Hai vinto tu. Hai origliato tre frasi in un corridoio e ne hai tratto delle conclusioni affrettate e stupide. Non dovrei sorprendermi dopo tutto. È perfettamente in linea con il tuo carattere. Alza le spalle, gira sui tacchi e si dirige verso il suo amico, che le fa un cenno con la mano. Anche se è riuscita ad avere l'ultima parola, io e Sara sappiamo bene chi ha avuto la peggio nella discussione. Una volta rimaste sole, la mia amica scoppia a ridere. Si è trattenuta a stento mentre battibeccavo con Samantha e ora si lascia finalmente andare ad una risata liberatoria. Ehi, cos'hai mangiato stamattina? Non ti ho mai vista così scatenata. Sono mesi che ci sta stressando in ogni modo. Ne ho abbastanza. Era l'occasione giusta per rimetterla al suo posto e ne ho approfittato. Altro che rimetterla al suo posto. Avresti steso chiunque con quella grinta. Adesso non esagerare. La sua risata è contagiosa e mi metto a ridere a mia volta. Ammetto comunque che è stato molto piacevole vedere la sua espressione sconfitta. Rifallo ogni volta che vuoi, però non mi avevi detto nulla di questa storia delle avance. Non ho avuto tempo. È successo ieri, nel pomeriggio. Con tutto quello che è accaduto, non ho avuto tempo di parlartene. Ti assicuro che non avevo intenzione di tenertelo nascosto. Ma era una bomba così grossa che non potevo certo parlartene per SMS. Volevo dirtelo di persona, perché tu potessi apprezzare tutte le sfumature del dialogo. È stato uno spettacolo pazzesco. Lo sguardo di Sara brilla di divertimento. Oh, sono certa che ti andrebbe di interpretare la scena per me. Mi metto a mimare la scena con gesti ed espressioni esagerati per far ridere Sara. Non hai idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere presente. In realtà sto improvvisando, perché non ho visto davvero la scena. Ero nascosta dietro il mio armadietto, però il tono era quello. Sara batte le mani come una bambina contenta. Se soltanto avessimo una prova, anche solo un breve video, ci saremmo liberate di lei per sempre. Non avrebbe mai più osato darci fastidio. Conoscendola, prima o poi farà un nuovo passo falso. Non temere. Sara annuisce, pregustando già la scena nella sua mente. Do un'occhiata al cellulare e sono sorpresa di notare che ore abbiamo fatto. Ehi, è tardi, tra poco lezione. Ci alziamo entrambe e Sara mi abbraccia, dapprima timidamente, poi con maggiore convinzione. Valeva la pena, no? È stato bello stare un po' assieme, Davina, e poi ci siamo fatte delle belle risate sul conto di Samantha. Rifletterò sulla storia del fantasma e cercherò di capire come posso aiutarti. Grazie, davvero. Le sue parole mi commuovono e mi dirigo verso l'aula con il cuore più leggero. E per oggi mi fermo qui. Non vedo l'ora, ovviamente, di proseguire per scoprire quello che accadrà.
Se inizieremo ad usare di più i nostri poteri, impareremo veramente a leggere nella mente delle persone. Sono proprio tanto curiosa, fatemi sapere cosa ne pensate voi giù nei commenti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su. Vi auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivedervi nel prossimo gioco. Ciao!